Non lo voglio solo che mi spalleggia così. Questo Cloud si comporta strano, sembra quasi un'altra persona. Già, sembra un po'. Aggressività dei nemici. Se ti avvicini a un nemico la sua aggressività aumenta fino a riempire la barra che lo fa attaccare. Mentre tu puoi colpire in anticipo con quadrato e decidere di allontanarti. Se attacchi in anticipo e il colpo va a segno, comparirà la scritta attacco anticipato. Avrai un leggero vantaggio in termini di riempimento della barra TB a inizio battaglia. Allontanandoti puoi ridurre l'aggressività o, se lo scontro è già cominciato, scappare per metterti in salvo. Ecco, vedi, ci sono... attacco anticipato, barra TB utilizzo. Vabbè, la barra TB lo sappiamo. È bellissimo il combattimento. Cioè, il fatto che tu praticamente schivi e puoi attaccare facendo attacco schivata è fighissimo. Bisogna vedere un po' come l'hanno fatto per quanto riguarda il difetto che c'era sul primo, ovvero sul remake. Ovvero che se i nemici ti praticamente ti attaccano e tu fai la schivata, loro hanno praticamente l'aiming che ti colpisce lo stesso. Ecco, voglio vedere se ci sono tipo le schivate perfette. O queste robe del genere che ti possono consentire di giocare un po' più tecnicamente. Perché nel remake era impossibile fare una cosa del genere. Era letteralmente impossibile. O paravi, o counteravi, o schivavi alla fine per tentare di evitare il danno, ma era molto difficile. Sì, è vero, i pantaloncini si vedono. Come on, soldier, you can do better than that, can't you? Madonna, gli ha dato una pedata. l'ha fatto arrivare in un altro continente. Ce la fa solo a annusare, Seppo, bastardo. Gli attacchi si possono parare con R1 o schivare con cerchio. Non tutti gli attacchi... Madonna, posso parare in... Ma parando non solo subisci meno danni o nessun danni se esegui l'azione con tempismo... Ma fai anche riempire la barra TB. Quindi no, ah no, ma c'è l'assetto pesante di Cloud. Quindi posso counterare? Sì. Ok, lo fa lo stesso. Allora sì, puoi effettivamente fare o l'assetto pesante parriare. Devo vedere se con l'assetto normale parando in tempismo fa qualcosa di diverso. Perché se l'hanno reso effettivamente dinamico con parry dinamici così è una figata incredibile. Con R3 puoi agganciare un nemico per prenderlo di mira e colpirlo più facilmente. Ad esempio quando è M0 si muove. Ok, sì, io ho questo lo sappiamo. No, you don't. You're done. Con il parry fatto nel momento giusto fa immune. Cioè non subisci danni col parry perfetto. Ecco, qui ora interviene Sephiroth. Ecco. Questo è Cloud che ha difeso Tifa. Thank you. Quello è Cloud che ha difeso Tifa.
Vedete, si è mosso distinto, si è mosso. No, volevo fare il parry, perfetto. Vedi, questa cosa della magia ancora c'è, però. E anche se schivi, la magia praticamente ti becca. Come se avesse auto-aim, praticamente. Sta cosa... bisogna un attimo... Cioè, o devi migliorare col tempismo, oppure è un difetto che comunque viene lasciato. Eccoci qua. You'd better. Cool. See you at the reactor. Equipaggiarsi di materie. Le materie vengono inserite in armi e protezione e da ora puoi cambiarle andando alla voce equipaggiamento e materie. Prova con le materie che hai in dotazione. Ok, quindi abbiamo materie in dotazione. Inizi il tutorial sull'assegnazione delle materie. No, perché tanto già lo conosco. Quindi non c'è bisogno, anche se in realtà... Evoluzione delle materie. Le materie inserite nelle armi prendono i punti abilità. Il livello di evoluzione è indicato dal numero delle stelle. Ok, questo qua rimane uguale. È identico al remake. Quindi non c'è molto da dire e non c'è neanche molto da approfondire in realtà. Tifa nemmeno ce la fanno usare. Maledetti pantaloncini sotto gonna. Ciao Jader. Allora, abbiamo altre materie? Ah, ecco, analitica. Vabbè, solo questa abbiamo effettivamente. Jader, ne abbiamo già parlato dello state of play e di tutte le robe. Se ti interessa, recuperati poi la live. Oh, altri nemici. Con triangolo ricorri alle abilità individuali di ciascun personaggio. Nel caso di Cloud puoi scegliere tra assetto leggero o pesante. Ok, sì. Con l'assetto pesante potenzia gli attacchi in poderose offensive sacrificando la rapidità di spostamento e permette di contrattaccare automaticamente dopo una parata. Vabbè, questo... ecco, non potrei parare gli attacchi a distanza e quelli magici e le schivate fanno tornare in assetto leggero. Ale. Quindi questo è rimasto identico. Ok, questo è proprio identico al remake, che era tra l'altro una funzione fighissima. L'assetto pesante e l'assetto leggero di Cloud sono ottimi. Li ho sempre apprezzati anche nel remake. Poi tra l'altro hai anche la possibilità di poter switchare in tempo reale, quindi ancora più figa la cosa. Perché se ti serve la parata, switchi, pari, fai counter e ritorni di nuovo in assetto leggero. E puoi giocare un po' come meglio ti pare. Anche perché l'assetto pesante ti serve solo per i counter, non ti serve per altro. Cioè, l'assetto leggero è molto meglio per Cloud, molto più rapido. Bello il parry. Sì, poi siamo con HP rossi. Ok, la magia la puoi evitare, però sempre con praticamente la schivata finale.
Quindi come nel... è praticamente la stessa cosa nel remake. La schivata è identica. Vabbè. RIP. Però il combattimento è molto più bello, è molto più fluido qua. E effettivamente qui è ancora più action rispetto al remake. Cioè il fatto di poter coordinare attacco schivata, attacco schivata, attacco schivata e fargli fare gli attacchi speciali mi piace molto di più rispetto al remake. Beh, la non reazione di Tifa è plausibile, perché Cloud indossa l'elmo e Cloud non si è mai voluto far riconoscere da Tifa. Infatti Tifa lo riconosce soltanto al dopo, quando succederà tutto il casino della strage che compie Sephiroth, perché Cloud è senza elmo e mette in salvo Tifa andando a combattere Sephiroth e poi facendolo suicidare praticamente. Ma fino a quel momento Cloud non si è mai voluto far vedere da Tifa. E il motivo è perché per l'appunto lui aveva promesso a Tifa di diventare Soldier, è diventato recluta, che non è Soldier, è diverso, è diventato un fante, quindi è diventato un soldato di fanteria, e quindi per evitare di farsi vedere come un fallito non si è mai fatto vedere, ha mantenuto sempre l'elmo ed è stato sempre nascosto. Solo dopo se ne libera. Infatti la reazione di Cloud è stata istintiva nel proteggere Tifa, però al tempo stesso poi ha fatto praticamente così con la testa. Ha praticamente calato la testa e non si è fatto vedere. Il ponte è distrutto e non si può procedere. Con una fisica un pochettino strana, però. It's a dead end. E questa è una cosa che si vede. È una cosa che si è praticamente quasi sempre vista. Azioni contestuali. Quando ti avvicini a un punto in cui è visibile. Ah, vabbè, sì, ok. Questo vabbè è identico. Infatti, tecnicamente nel ponte, quando poi crolla il ponte, rimane in vita soltanto Cloud, perché i soldier che li accompagnano sono due. Invece poi ne rimane soltanto uno. L'altro non si sa che fine fa. Vedete, sono due i soldier e questo è giusto fino a qua. Dopo che crolla il ponte, tecnicamente nell'originale ne resta soltanto uno, che è Cloud. Quell'unico soldier che rimane è Cloud. L'altro probabilmente morto, mentre invece il terzo soldier che li accompagna è quello che guidava. E quindi non c'entra perché era messo alla guida e non è un soldato, diciamo, che si occupava di lottare. Per fortuna ci ho ripensato. Infatti qui questa frase si rifà al fatto che Cloud tecnicamente, che in questo caso non è Cloud, non può far da guida perché non la conosce Nibel. Zack non conosce Nibel, è Cloud che conosce Nibel, ma Cloud è un fante, quindi non può effettivamente guidare Sephiroth. Cioè, ci sono anche queste cose che bisogna notare, che chi conosce la storia ovviamente le sa, le nota, però è giusto farle, è giusto sottolinearle. Perché? Perché giustamente qui le coscienze di Cloud e Zack sono unite. Quindi è vero che noi stiamo impersonificando Cloud, ma questo non è Cloud, lo sappiamo tutti che è Zack. Anche la foto poi lo testimonierà, perché quando si vede la foto, quando si vedrà la foto, si vedrà appunto il fatto che quello nella foto è Zack e non Cloud. Quando poi Cloud avrà la sua crisi mistica in sedia a rotelle, dove appunto non avrà modo di poter fare niente. Ciao Miki, quanto sto godendo, tanto, tantissimo, molto, sto godendo tanto. È bello che da un lato siate curiosi di vedere un po' anche la mia reazione. Ecco, qui c'è la materia, oddio, ma che è? La materia elementale? Materia elevatrice? Cazzo è? Non mi dite che hanno cambiato i nomi delle materie di nuovo. Ah, la materia associata a sale di un livello. Ah, beh, sì, è quella che ti dà più esperienza. Ah, eppure non è la stessa. Perché questa dà un livello in più a prescindere.
e ti fa salire di un livello la materia associata che ancora non è al massimo, che ancora non è a livello massimo. Quindi la porta praticamente al livello superiore diretta. Figa. Potrei metterla qui e tecnicamente esatto, vedi, ora diventa di livello 2. Così sblocchiamo energia. Bella questa materia. Questo è un grandissimo aiuto, in teoria. Almeno all'inizio, poi dopo no, ma all'inizio è un grande aiuto. La materia ascensore, sì. Perché ascende la materia di un livello. Ero tantissimo in hype, ovvio. Poi, sapendo che c'è lui... Oddio. Vedo un'ombra lì sotto. Ci sono tante cose che non mi tornano. Ma dipende. Se non conosci la storia, è ovvio. Per il momento è abbastanza lineare quello che viene raccontato. Ah, il bestione della Mithril Cave. Da questo si rubava l'arma di Tifa. Wow. C'è una cosa che però non si può fare sul remake, ovvero rimanere in difesa e cambiare stance. Cioè, se rimango in difesa non posso cambiare la stance di Cloud, devo cambiarla prima. Questa cosa nel remake si poteva fare, qua no. Ci hanno pensato sta roba, perché effettivamente era una meccanica di cui potevi abusare. Ah, qui c'è un forziere. Bravo Sephiroth che hai scavalcato per farmi vedere. Anche se l'avevo visto in realtà il forziere. Beh, ma la storia parallela non c'è una storia parallela. È semplicemente mettere insieme Final Fantasy VII e Crisis Core. Se hai giocato Crisis Core sai che cosa effettivamente... Cioè sai determinate cose. Quando giochi Final Fantasy VII sai altre determinate cose. Le sovrapponi e noti le differenze. È quello il lavoro da fare. Cioè, la storia parallela qui ancora non si è vista. Perché questo è il ricordo di Nibel. Elevator access restricted due to Mako gas concentrations. Air purification unit must be employed to clear excess Mako gas. Ah, devo mettere l'aspirapolvere. E lì c'è il cavo che ora devo attaccare dall'altra parte, vero? Ci arriva il cavo fino a qua? Che figata, vedi, ci sono anche gli enigmi ambientali. C'è un cavo che collega... Ok, sì, è questo, lo sappiamo benissimo. Ma si può entrare? No. E tra l'altro poi hanno fatto vedere che si potranno utilizzare diversi personaggi per interagire con l'ambiente. Quindi, tanta roba. Cioè, si potranno utilizzare i vari personaggi per... anche per magari diversi enigmi ambientali. No, in realtà non è tanto diverso. Non è tanto diverso il sistema di combattimento. È reso più frenetico, ma non è diverso dal remake. Anzi, è una versione ancora meglio. Cioè, una versione ancora migliorata rispetto a quella del remake. Perché lo hanno reso molto più fluido, molto più action. Senza togliere però quella componente, diciamo, ATB
che aveva caratterizzato il remake. Il remake dal punto di vista del combattimento è figo, perché è figo, però se lo rigiochi dopo un po' lo trovi un po' legnoso. Io col fatto che l'ho rigiocato recentemente ho notato subito questa cosa, anche perché poi vabbè, giocandolo dopo Final Fantasy XVI o comunque giocandolo dopo altri titoli più action, noti subito che il 7 remake è un po' più legnoso come combattimento. Invece qui l'hanno letteralmente, come dire, oleato, no? Gli hanno dato quella sorta di fluidità che un pochettino mancava nel remake. E secondo me ci sta da Dio. Anche Intergrade è più fluido rispetto al remake. Infatti Intergrade rispetto al remake vero e proprio è già un passo avanti. Qui penso che siamo due passi avanti, almeno per quello che sto vedendo ora con Cloud. Bisognerà vedere anche gli altri personaggi poi, quando li utilizzi, come agiranno, perché il combattimento con Cloud, essendo un combattimento ravvicinato, è molto più frenetico. Però già per esempio un Aeris che attacca da lontano, o un Barret che comunque attacca da lontano, bisogna vedere come l'hanno impostata sta cosa, perché dal combattimento ravvicinato Tifa sarà un mostro come sempre. Tifa è fortissima, Tifa è veloce, è perché è veloce. Tifa era già veloce nel remake, quindi qui sarà ancora più veloce. Tifa sarà un mostro. Come on. Tifa sarà probabilmente membro fisso del party. A sto giro Tifa sarà membro fisso del party proprio. Troppo forte Tifa. Di quello che si è visto nello State of Play. Ma quello che si è visto nello State of Play è tutto o niente. Ragazzi, le immagini che si vedono nei trailer possono essere anche presi da momenti fuorvianti della storia. Perché giustamente il loro compito è metterci il dubbio, mettere il tarlo, ma non è detto che le scene che vediamo corrispondano effettivamente a quello che vedremo. Potremmo vedere magari una scena di uno pseudo combattimento che poi in realtà non è niente. Per esempio c'è la scena dove c'è Cloud che sta attaccando Tifa, che potrebbe ricollegarsi con la scena dell'altro trailer dove c'è Tifa che cade, perché Cloud, manipolato da Genova, diventa cattivo e quindi attacca Cloud, quindi entra nella paranoia e attacca Tifa. Come potrebbe essere un'altra scena dove magari è Sephiroth che attacca Tifa, che si ricollega praticamente all'altro trailer dove dice do you remember that I killed her? Dove gli dice appunto tu ti ricordi che io l'ho uccisa, no? Quindi potrebbero essere, diciamo, tante sfaccettature di quello che vediamo e sentiamo. Sui trailer io non faccio più tanto affidamento ormai. Cioè io sui trailer, diciamo, guardo, speculo, ma non ci do troppo peso. Perché poi so che effettivamente loro mettono hype mettendo scene magari incollate anche di parti differenti del gioco. L'hanno fatto praticamente sempre, quindi. Eccolo il famosissimo ponte che crolla. Madonna, tu immagini attraversare un ponte del genere. Ma è giusto comunque, eh. Il fatto che il gioco sia improntato verso l'action è giusto. Il mercato ormai vuole questo. C'è poco da fare. Però se fatto in questa maniera, a me sta bene. Io l'ho detto, il sistema del remake e di Rebirth è un sistema perfetto. Unisce innovazione e tradizione. Se Final Fantasy XVI fosse stato così, sarebbe stato un'altra cosa ancora, anziché essere solo action. Però quella è una scelta che rispetto, perché hanno dato un'impronta diversa al gioco e la rispetto. Qui ormai devono continuare con lo stesso metodo, quindi non possono cambiare. È giusto che sia così. Però l'hanno sgrezzato, l'hanno reso molto più fluido, l'hanno reso molto più action, senza togliere la componente ATB. Ecco qua. Quello è stato lasciato. Cioè, qui vedete, qui è stato un caso. Cioè, Cloud è stato salvato da Zack.
e l'altro invece si è perso. E Sephiroth, tra l'altro, avete notato come era dispiaciuto? Sephiroth ci è rimasto male. Che non l'ha potuto salvare. Non resta che affidarlo al destino. Do you know the way? Yeah. Following the river should get us back to the village. We're not going to the village. Can you get us to the reactor? Sorry, I don't think I can. I see. Well, we certainly can't send you back alone. You'll be safer with us. Okay. Cioè che tipo non sa dove andare? I'll be joining you up front this time. What? For your performance review. You kidding me? Good luck. Oddio, sì! Sì, 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 sì. Scalate. Quando vedo degli appigli su una parete o una roccia significa che se ti avvicini puoi scalarle. Ok, questo lo sappiamo perché God of War ci insegna. Cioè Tifa praticamente non sa come portarci al reattore. Strana sta cosa effettivamente. Cioè dovrebbe saperlo lei in teoria. Cioè nel senso... consideriamo il fatto che comunque il mercato ormai vuole le cose più frenetiche, vuole le cose un po' più particolari, quindi fare giochi a turni dipende che tipo di giochi sono, non conviene più a nessuno. È più difficile sviluppare giochi action, però sono quelli che vuole il pubblico, quindi in un modo o nell'altro la testa la devi calare. Diciamo che qui Square secondo me ha fatto il compromesso perfetto, è riuscita a mettere entrambe le cose, la TV, action, eccetera eccetera. Per cui a mio avviso il progetto remake è superiore per tanti motivi, e questo è uno dei tanti, perché mettere comunque la barra TB in un gioco action non è facile, e loro ci sono riusciti, quindi tanto di cappello. Però la cosa su cui effettivamente mi sento di fare un plauso più evidente è il fatto che abbiano reso ancora più fluido il sistema di combattimento. Perché in remake, se voi giocate il remake dopo Final Fantasy XVI, la notate la differenza. Cioè si nota la differenza tra un action e invece un, diciamo, un simil action con barra TB. Cioè pad alla mano, la differenza è abissale. Qui invece questa differenza non la noti tantissimo, la noti solo quando devi fare le tecniche o comunque devi sprecare la barra TB. Ma per il resto poi comunque la fluidità del combattimento, la schivata, l'attacco, la parata, eccetera eccetera, si avvicinano molto allo stile action del 16, e questa cosa non è facile da fare, però ci sono riusciti, quindi tanta roba, tanta roba. E ora appena comandiamo Sephiroth, iniziamo a vedere anche come si muove Sephiroth. E inoltre vediamo anche gli attacchi combinati, perché potremo vedere gli attacchi combinati. Allora, qui secondo me i sottotitoli in Ita contengono un errore. Alla domanda di Cloud, stai bene? Tifa risponde nel doppiaggio non proprio, e nei sottotitoli grida Cloud. Quando lei non può sapere ancora che c'è Cloud, ma sta rispondendo a Zack. Vabbè, allora diciamo che non è una traduzione propriamente errata, è semplicemente anche dato dal fatto che questo comunque è un racconto che sta facendo Cloud, per cui è normale che possa, diciamo, reinterpretare le cose a sua visione, perché in una sequenza logica è vero che Tifa non sa che questo, cioè non sa che quello è Cloud e lui è Zack. Però siccome sta raccontando Cloud la storia, è stata adattata in modo tale che appunto sia coerente con la versione di Cloud, almeno da quello che si può evincere, perché il vero Cloud tecnicamente ce l'abbiamo qui. Cloud versus Cloud abbiamo. E tra l'altro lui si era visto all'inizio del filmato che aveva i capelli biondi, cioè all'inizio del gioco si era visto. Oh, qui però guarda che belle lisce le gambe di Tifa.
qualche graffietto sulle gambe, poverina, cucciola. Però, vabbè. Si era visto che aveva i capelli biondi, quindi tecnicamente... Ti fa calpestamelo. Cosa? Molto carabinieri. Crisis Core è... sì, Crisis Core è action proprio. Momento Uncharted. Con la scalata del milionario. Le panchine, vabbè, questo... Ah, aspetta, ripristino anche i PM? Ho letto bene? Ah, però sì, nella modalità standard sì, è nella difficile che non ripristino i PM. O forse hanno messo che ripristinano anche i PM. Perché in modalità hard, in remake, non ripristinano i PM. Solo i PV. Una materia vitale. Ecco, voglio vedere Sephiroth a che livello è. Vedi, l'hanno fatto allo stesso livello, lo sapevo. Vabbè. Questa è una cosa puramente di gameplay. Beh, io qua salvo. Perché almeno già qua c'è Sephiroth, quindi tutto quello che c'è prima a me non me ne frega niente. A me interessa qui che c'è Sephiroth, sinceramente parlando. Me lo rigiocherò a partire da qua, praticamente. Almeno ho già Sephiroth nel party. Ah, Masamune, ovviamente, come arma. Tutela gloriosa e anello coriaceo. Non puoi campare l'equipaggiamento di Sephiroth. Madonna, potenza fisica 247. Se qui hanno mantenuto il valore a 255 come massimo, è praticamente un mostro. Controlla le materie. Rinascita e miracolo. Energia e tutto quanto, fine energica. Aeroga con la materia estensiva. Fuoco. Crioga col... Minchia, due materie estensive? Tre materie estensive? Porco... Cioè, materie estensive in remake ne avevi una. No, forse due. Ne avevi elementi... No, una credo. No, credo che fosse una sola. Lui ne ha tre. Così. Quante materie estensive vuoi? Sì, così. Ma non posso vederle più nel dettaglio, no, vero? Estrospezione. Scatena un dedurto che squartano il nemico. Sarebbe il Fervent Blow. Porta dell'inferno, che sarebbe Hell's Gate. Che simil limit. Attacca dall'alto per trafiggere il nemico. Non abbiamo altro qui. Qui tecnicamente... Allora, qui dovrei fare... Mettiamo energia. E le 1 più cerchio metto niente, perché tanto... Per ora va bene. E vabbè, tutte maxate, perché giustamente, figurati. Figurati se non le aveva tutte maxate. Ma non lo posso... Ah, lo posso utilizzare solo durante la lotta, Sephiroth. Cambiare personaggio. Per affrontare ogni situazione al meglio, puoi cambiare personaggio con sopra o sotto, sinistra e destra. Anche mentre sei in guardia per parare un attacco. Con L2 R2 invece indica ai tuoi compagni di squadra quali azioni compiere. Peculiarità di Sephiroth. Con quadrato Sephiroth usa la spada Masamune per sferrare un attacco ravvicinato o tenendo premuto un attacco a distanza. Che sono le onde d'aria, cioè i flussi d'aria del... Dopo un certo numero di colpi messi a segno, con triangolo può ricorrere a potenti attacchi derivati, quali affondo e danza di spade, che completano l'offensiva e fanno riempire la barra limite. Con R1 entra in fase di contrasto, durante la quale premendo quadrato con tempismo può contrastare gli attacchi con respingimento. Oddio.
mi sento male. In questo momento Sephiroth è il leader della squadra. Per cambiare leader, apri il menu principale e in configurazione tattica scegli triangolo, il personaggio con cui iniziare a combattere in battaglia. Ah, quindi quando inizio a combattere in battaglia sono già Sephiroth. Bene, bene, bravi, 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 giusto. Giusto che sia così. Peccato che non lo posso usare neanche, cioè peccato che non lo posso usare anche durante l'esplorazione. Sarebbe stato figo potermi muovere nei panni di Sephiroth anche durante l'esplorazione. Mamma mia, che bellezza. Cioè, vi giuro, questa è una cosa che io è 20 anni che aspetto di poterla fare. Cioè, avere Sephiroth e poterlo giocare con il pad alla mano, e sono 20 anni che aspetto. Letteralmente 20 anni. È una cosa che ho potuto fare leggermente con Opera Omnia, perché comunque Opera Omnia mi permetteva di poter avere Sephiroth e quindi utilizzarlo, ma non così, cioè non in tempo reale. More Mako gas ahead. There's no way around it either. Just have to go through. Let's not waste any time. Mako, this thing is dangerous. Hold still. Ora qui dovrebbe esserci la scena dove Sephiroth spiega la Mako, che tecnicamente è la stessa cosa che Matt ha spiegato a Sephiroth, che abbiamo visto su Ever Crisis. Che è la definizione della Mako, di tutto quello che è praticamente come viene condensata la Mako, eccetera eccetera. Che è proprio la stessa lezioncina che ci ha fatto Matt il professore. O professore. Materia combattiva. Cos'è la materia combattiva? Materia che permette di usare magie di potenziamento offensivo, fisico e magico. Utilizzate insieme la materia immunizzante. Ah, ok. De audacia e de fede. Che in questo momento dà audacia, quindi potenza d'attacco fisico. Perché fede è magico. Oddio, non sarebbe bruttissimo ad avere audacia, però per il momento meglio gli elementi. Ok, qui non dovrebbe esserci altro. Finalmente dopo 20 anni. Certo, il sogno nel cassetto sarebbe un titolo dedicato interamente a Sephiroth. Mi accontenterei anche di un DLC, se devo essere sincero. Un po' come hanno fatto per Ardyn nel 15, che per me è stato bellissimo, dato che Ardyn era uno dei miei personaggi preferiti nel 15. E gli hanno dedicato un DLC. Ecco, avere un DLC su Sephiroth in un modo o nell'altro potrebbe anche darmi soddisfazione. Perché un gioco completo, vabbè, ovviamente è un po' troppo, però un bel DLC tutto dedicato a Sephiroth. Tanta roba. Ecco qua. La lezioncina. A Mako spring. It's beautiful. Yeah, but if we keep using Mako to power our homes, springs like this will disappear, right? What are you talking about? Who told you that? My dad. And the mayor, if you must know. Except the planet's huge. Mako will never run out, right? Naturally formed materia. And look at the size of it. Astounding. For the Mako energy to condense into something like this, it must have taken an eternity. I've always wondered, how does materia let you cast spells exactly? How did you ever get to be a soldier? To put it simply, the knowledge of the ancients is sealed within each orb. That knowledge not only connects us to the planet, it allows us to tap into her power. That's how we can use magic. Or so they say. Really? Magic sure is weird.
I know someone who'd be livid to hear you call it weird, or magic for that matter. I can just imagine what he'd say. It's an affront to science. Who? Hojo, from Research and Development. His predecessor was a great man, but him... Bel modo di parlare di tuo padre. We should press on. Bello. Che tra l'altro questa lezioncina, se ovviamente avete giocato Ever Crisis, l'avete vista nel capitolo dove c'è Matt che spiega la stessa identica cosa. Quindi Sephiroth praticamente ricorda ciò che Matt gli disse quando lui era giovane. Bella questa cosa, molto bella. Ma io spero per un DLC. Io spero veramente tanto in un DLC su Sephiroth. Mi piacerebbe averlo... Mi piacerebbe avere un DLC. Mi piacerebbe tanto. È vero che stanno occupando la sua storia praticamente su Ever Crisis, però secondo me un DLC a parte ci starebbe tutto su di lui. Ci starebbe veramente, veramente tutto. Mi piacerebbe un sacco. Ma lo giocherei anche a 90 anni se ci arrivasse. Intanto dovrei arrivare a 80 prima, poi vediamo. Le movenze di Zack si vedono tutte. Sì. Ah, ecco, bravi ragazzi, partecipate alla routine. Che ci sono sempre premi giornalieri e a me mi aiutate ad accumulare dei crediti per... qui devo ricordarmi di premere R3. Perché effettivamente diciamo che il mirino c'è, ma io devo agganciarli i nemici. Cioè io sono convinto che li agganci da soli e invece no. Non li aggancia da soli. Comunque tutta sta sezione di Nibel è incredibilmente densa. È incredibilmente densa. Comunque sì, anche dalle cutscene comunque si vede palesemente il carattere di Zack. E si vede tra l'altro palesemente che questo Cloud è totalmente diverso dal Cloud che abbiamo conosciuto. Poi è normale, chi ha giocato Crisis Core sa benissimo. Questi sono i bastardi che ci sono anche su Ever Crisis che ti paralizzano. Attacchi che non si possono parare. Vabbè, sì. Gli attacchi col punto interrogativo, vabbè, questo già lo sapevamo perché ovviamente si vede dal remake. Allora, sul fatto che comunque Rebirth si possa giocare anche senza remake, ora capisco comunque il perché abbiano detto questa cosa. Perché all'inizio del gioco hanno messo praticamente la storia fin qui. Cioè, ti hanno dato praticamente la possibilità di rivivere la storia di remake senza giocare remake, ma... È un po' una paraculata questa, perché... Cioè, se non ti giochi remake, ci sono tante scene, dialoghi e robe che non puoi sapere. O solo da un riassunto. Per quanto dettagliato sia, perché comunque è anche abbastanza dettagliato il riassunto di... che hanno messo all'inizio del gioco, ma... Ovviamente non è la stessa cosa. Questo è proprio identico a God of War, col segnalino giallo per poter salire. Ah, guarda che bello il mare del continente. Ecco, vedi, qui puoi fare... Tra l'altro apprezzo tanto il fatto che comunque l'HUD sia veramente minimo. Cioè, se fate il confronto tra Grand Blue Fantasy e il 7 Rebirth, praticamente l'HUD su schermo è niente qui.
hai soltanto la mappa e il tasto comandi, poi per il resto non c'è niente, almeno durante l'esplorazione. Poi in battaglia è ovvio che ci sono i controlli e tutto, però cioè praticamente avete la modalità foto anche senza fare modalità foto. Potete tranquillamente guardarvi tutto il panorama, tutte le robe così, senza problema. Porta dell'inferno è con triangolo. Devo provare la porta dell'inferno. Che porta dell'inferno? Non me lo fa vedere. Vabbè, scherzavo. Ah, ma lì c'è. Si deve scendere. Ho visto una materia. Una materia. E si scende da là possibile. Ah no, là c'è il. Ok. Qui Sephiroth potrebbe passare con l'ala, no? Potrebbe volare Sephiroth. E che qui ovviamente Sephiroth ancora non conosceva questo suo lato. Estensiva. Sephiroth qui ancora è buono, per modo di dire. Ecco, già estensiva, tanta roba. E non c'è la combo. Ok. Anche se qua in realtà io dovrei mettere il fuoco, mi sa, come estensivo. Perché qua sono deboli al fuoco. Non sono deboli al ghiaccio. Meno se... Se è tutto... Se è come nell'originale. Anche mio padre aveva l'abilità occhiataccia. Tutti i padri e le madri hanno questa abilità. E hanno la passiva che se sei colpevole è due volte efficace. È super efficace. Quando sai di avere torto è super efficace. Oh... Cambiata la musica. Oh, uno zoo. Azioni sinergiche. Oh, finalmente. Premendo opportunamente mentre sei in guardia con R1, ricorre ad azioni sinergiche da compiere insieme ai compagni di squadra. Le azioni sinergiche non consumano la barra TB e variano in base al personaggio attivo. Per controllare le informazioni sulle azioni sinergiche, premi touchpad mentre sei in guardia. Lame danzanti colpisce con un attacco sinergico fisico a distanza concatenabile fino a 3 volte. Mi chiamo, ho beccato lo stesso. Volevo capire effettivamente come funzionava nel dettaglio. Ah, ecco. Ok. Quindi se premo... Ah, ecco, vedi, se premo... Ok. Barra di stremo. Se riesci a riempire la barra di stremo visibile sotto la barra dei pivi del nemico... Lo renderei temporaneamente vulnerabile. Ah beh sì, lo stremo lo conosco. No, più che altro stavo provando a vedere come funziona sta cosa dell'attacco. Perché tecnicamente se io faccio la difesa e tengo premuto R1 non posso fare il respingimento. Quindi devo praticamente togliere il dito da R1 e premere quadrato a parte. Quando la barra di stremo è piena, il nemico subisce molti più danni. Sì, lo sappiamo.
the last. Ok. E usiamo... No, non cura un cazzo. Ok, meglio. Ok, quindi questa cosa può confondere effettivamente, perché se poi tu tieni premuto e fai quadrato, loro fanno gli attacchi, mentre invece tu magari vorresti fare difesa e poi... Cioè, ovviamente funziona in maniera diversa Sephiroth da Cloud, immagino. Perché Sephiroth comunque basta che premi R1 e lui si mette fermo. Si mette in posa per poter counterare. Mentre invece Cloud, tecnicamente, deve tenere premuto R1 per stare in posizione di difesa. Quindi o l'hanno modificata sta roba ora, con gli attacchi sinergici, o non ne ho idea. Devo provarla sta cosa. Devo assolutamente provarlo. Le mamme hanno l'abilità ciabatta rotante. Quella sì è... Allora, voglio vedere sta cosa. Ah, ecco, vedi, c'ho anche contromira. Oppure... Capisco. Materia accurata. Capisco tanto. Comunque il tempo valido per le parate precise. Minchia. Questa è tanta roba. Questa sicuramente la utilizzerò proprio easy. Ma la materia preferita questa qua. Per poter fare parry e tutto. Ah, vedi, però funziona in maniera diversa in base a che personaggio hai. Perché vedi, con lui ha caricato la spada e poi rilasciando ha colpito. Mentre invece con Sephiroth attacca in modo diverso. Praticamente fa attacchi tutti rapidi con Sephiroth. Automatizzante. E questa è quella che lancia energia automaticamente, vero? Niente, qua non puoi scavalcare. Vediamo se è quello che penso io. È la materia che lancia cura... Ah, ecco, vedi, attivo l'uso automatico della materia associata. Sì. Che potrebbe anche essere una cosa intelligente. Ecco, permette di usare automaticamente la materia magica associata quando non si è il leader della squadra. Quindi tecnicamente in questo caso, essendo Sephiroth il leader, io potrei dare questa materia per far utilizzare subito energia a Cloud. Però vabbè, non ce n'è bisogno in realtà. Vabbè. Ho scaricato Octopath Traveler Mobile, non è male, ma ci stanno un fottio di missioni... infatti, te l'ho detto. Perché ci stanno un casino di missioni? Perché tu hai la trama principale... che è praticamente la trama dei tre, diciamo, delle tre casate, chiamiamola così, no? Quindi wealth, cioè ricchezza, onore e fama, non mi ricordo qual era, no? Tutte e tre. E poi ci sono quelle dei personaggi. Ogni personaggio ha la sua quest. Quindi man mano che tu sblocchi i personaggi pullando, sblocchi quest. Quindi sblocchi un fottio di roba. Letteralmente sblocchi un fottio di roba. Ok, mi è arrivato un... Cos'è, un messaggio, eh? Oh no. Ok. Ok, stessa cosa di prima. Unit
Trova il modo di rimuovere il gas. Che materia è questa? Meteoritica? What? Di Giacometa? Così? A caso? Ok. Come vuoi tu. Ah, devo tenerlo premuto qua. Vai, aspiriamo, aspiriamo l'aspirapolvere. Per cui sì, su Octopath Mobile ci sono un fottio di quest, anche perché ci sono le side quest che sono a parte e poi ci sono tutte le quest di tutti i personaggi praticamente. Quindi ti diverti, che da un lato è una cosa positiva quando devi farmare, perché gli danno comunque gemme, ma per fare un pull... Ah no, porca troia, qui devo tornare indietro. Allora, qui ci posso arrivare, penso, per aspirare. E ora devo tornare indietro, fare il giro. E aspirare da quel lato. Beh sì, saranno materie che ovviamente avrai qua. Cioè sono tutte materie che ti servono per qua, poi nel gioco originale, cioè nella storia non ce l'avrai. Ok. Scoreggiona. Giustamente. Materia puzzolente. Vai, c'è bel materia keeper e si viaggia. Tanto tascabile. È un po' un ceppo quell'aspirapolvere. Sono tanto curioso di vedere come avranno impostato la modalità hard qui. Se l'hanno impostata nello stesso modo di remake. Cioè che non potrei utilizzare gli oggetti. Diciamo che da un lato sarebbe un po' fastidiosa sta cosa, però. Col fatto che magari le panchine ripristinano PV e PM ci sta. Cioè potrebbe starci in non usare oggetti. Perché in remake io odiavo il fatto che non potessi ripristinare i PM tramite le panchine. Mi dava un fastidio allucinante sta cosa. Ma sì, ma ci sono anche i trigger con i trigger adattivi che giustamente sviluppano. Cioè che hanno sviluppato il pad praticamente. Mi sa che ci siamo, e qua è materia keeper. Wait. Sì. What? Get back. This way. You said you wanted to be a hero. Wish I hadn't. It thinks we're after materia. Para 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 pam. Be my guest. Ecco, vedi, con Sephiroth devi... Sephiroth è molto più tecnico da utilizzare.
not doing so great. Rookies. I owe you one. When we're done. Of course. You're nothing. Who are you? Damn it! Not again! Get it together. On you! On me! Done? Qui ora ce l'ho lo sguardo sexy tra Cloud e Sephiroth. Sephiroth! È stata... criticata tantissimo sta cosa. L'attacco combinato che poi con gli sguardi sexy. Till we knock it down. Good thing I don't just fight with a sword. I got this. Got it. Move in. Copy. Cambio schivata, mi fa un altro attacco. Allora, lui dovrebbe essere debole. No, non ha debolezza qua. Hold still. Ah, minchia, fa crollare le robe. Dai, ho quasi la limit piena con Sephiroth. You're practically panting. I'm excited. Such a puppy. Un cucciolo. In riferimento ad Angel. Eccolo qua. Ora diventa elettrico. Abilità sinergiche di Sephiroth e Cloud. Per affrontare il guardiano della materia, materia Keeper, facendolo cadere a terra, usa l'abilità sinergica spirale incrociato insieme a Sephiroth, selezionandola dal menu dei comandi. Non like the looks of this. Stay alert. Selezionandola dal menu dei comandi. Follow my lead. Subendo danni e stremando il nemico, riempi la barra limite. Quando la barra è al massimo, puoi utilizzare potentissime abilità limite che non consumano la barra TP. Sì, però in tutto... Ah, ecco, abilità sinergica. You're gonna need my help. Sephiroth, take the lead. No, l'ho mancato? Get me out of here. Bello questo liscio. Otta colpo. Watch the gas. Ah, le abilità sinergiche si possono utilizzare. Ok, qui deve essere ok. Ho capito come funziona. Minchia, ha interrotto, vabbè, che cazzo. Ok, ho capito come funziona. Non l'ha spiegato effettivamente. Non l'ha spiegato in maniera propriamente chiara. Però l'ho capito lo stesso. Cioè, puoi attivare la modalità sinergica, però poi devi aspettare che finisca per riattivarla.
cioè è diversa dalla modalità di Intergrade, nice work, che premevi L2 R2 per fare l'attacco combinato, gli attacchi combinati. E probabilmente okay, funzionerà così con altri personaggi. Maybe I'm missing something here, but everything you've said makes Sephiroth sound like a stand-up guy. Well, sembra bravo e simpatico. And now he's pure evil, trying to kill everyone on the planet. Help me to understand this shit. Tell me something that raccontami qualcosa di odioso che mi faccia bestia lì. Chi fa zitta? Oh, I will. Io voglio vedere la scena dove c'è Tifa che nel trailer praticamente sta parlando, sta dicendo qualcosa e poi Genova praticamente fa la magia. Voglio vedere se riusciamo a capire cosa ha detto Tifa in quel momento. No way! I want to go too. Please. Sorry, no civilians. Even if we weren't on a mission. Come on. Keep the young lady safe. Eccolo Cloud. Carry on. Che però non parla, non spiccica una parola. Vediamo se ci danno qualcosa per farcelo riconoscere. Anche se il viso un pochettino ce l'ha il fattore cucciolo Cloud, ce l'ha il viso un pochettino, eh. Debole a fuoco, infatti, ok. E allora mi ricordavo giusto, perché lui era tuono, però debole a fuoco. Ok. Io ho tentato ghiaccio perché non pensavo avessero cambiato qualcosa, ma tecnicamente è fuoco, quindi mi ricordavo giusto. Vabbè, qui si ritorna sotto. Vabbè, potrei curarmi effettivamente. Eh sì, Sephiroth aveva l'MP0. MP0 di coso di Crisis Core. Beh, utilizziamo gli sti oggetti perché tanto se in hard mode non me li fa utilizzare. Ne approfittiamo. Qua è tipo che deve proteggere Cloud. Probabilmente dal livello di forza sì. Cioè dal livello di forza probabilmente sì. Cloud è veramente, cioè, è veramente Tifa quella che protegge Cloud. È molto più forte Tifa. Allora, qui non c'è nulla. Ecco, qui adesso parte tutta la sezione, diciamo, più oscura. Didn't expect it to be all systems go. You'd think it'd be running at reduced output, like most last gen models. And let me guess, pillagers don't have a clue about this. Knowing Shinra? Of course not. The company really needs to be more transparent. E uno dice, come potrebbe raccontarle queste cose Cloud che in realtà non le ha vissute? Come vi ho detto prima, le coscienze sono mischiate, quindi qui è Zack che sta ricordando. Quindi anche se Cloud effettivamente non ha visto queste cose, le sa lo stesso, perché è Zack che le sta raccontando. Ovviamente Cloud può raccontare anche le cose che ha vissuto lui, però in questo caso sta facendo un POV letteralmente di Zack. Con qualche dettaglio ovviamente suggerito da Cloud. Perché ovviamente c'è qualche dettaglio suggerito da Cloud, come ad esempio il fatto che è andato a trovare sua madre. Il fatto che è andato a trovare sua madre lo ricorda perché è Cloud che ricorda quella parte. E in Genova poi si mette di mezzo per evitare... per evitare, diciamo, a Cloud di ricordare cose belle. Perché l'obiettivo di Genova qui è far diventare Cloud cattivo. Ci sta provando in tutti i modi. Gli instilla il dubbio. Gli mette la pulce nell'orecchio dicendo del fatto che ha ucciso Tifa. Del fatto che praticamente non si ricorda cosa Tifa gli ha detto anche a Midgar quando si sono incontrati la prima volta. Quindi c'è Genova dietro tutto ciò. È Genova che sta manipolando la mente di Cloud. E ci sono dettagli che Cloud non può ricordare e non deve ricordare. Per evitare appunto di farlo sembrare buono. Cioè l'obiettivo di Genova è far diventare Cloud cattivo. E Cloud deve diventare il prossimo Sephiroth praticamente.
Che tanto sono tutte remixate le host, eh? Perhaps you'd like to say a few words to your sword first. Se vuoi pregare la tua spada, questo è il momento. In riferimento al fatto che Zack metteva la spada davanti. Quindi altro riferimento al fatto di una cosa che Cloud non ha mai fatto. E che è Zack che faceva. Hojo, you are really something. Questi sono quei bastardi che vediamo anche su Ever Crisis. What are those things? Qui è tanta roba. Genova? Appare Genesis dal nulla. Bastardi dell'acqua d'oro! Appare Genesis dal nulla. Lui ha letto il nome Genova. Ovviamente qua dual sense sfruttato per dare il senso di grip della valvola. Cosa possiamo fare per rendere il tutto, per sfruttare il dual sense? Levette, come su Final Fantasy XVI. Mettete le leve adattive che diventano più dure e sfruttiamo il dual sense, così Sony è contenta. E ci manteniamo la partnership con Sony. E siamo a posto. What are you doing? These pods were built for the production of artificial materia. But Hojo, repurpose them as incubators. Cages for animals. Infused with Mako. To birth a new breed of monster. But he didn't stop at animals. Oh no. There were other subjects. Look. È qui che inizia a nascere il demone. Eventually we went back to the inn. Mamma mia, mi vengono i brividi con queste scene. Sephiroth locked himself in his room.
The mayor had been looking forward to having dinner with bona fide soldiers, so he didn't take the news too well. Dad had to put up with his belly aching for hours afterward. Huh? Hmm? Must have sucked. But what about Sephiroth? Questa è una cosa in più. He left. Didn't tell a soul where he was going. Doveva esserci la cena con i soldi ed è andata all'aria.